L'hai riconosciuta questa favola? Sì, dovrebbe essere il piccolo principe, tipo. Da Pinocchio alla piccola fiammiferaia, dal libro della giungla alla spada nella roccia, passando per il giro del mondo in 80 giorni, Hansel e Gretel, Alibaba e i 40 ladroni. Sì, è Peter Pan. Benvenuti a Sant'Angelo di Roccalvecce, piccola frazione di Viterbo immersa nel magnifico scenario della Tuscia, meglio conosciuta come il paese delle fiabe. Io non ho voluto fare una fiaba specifica, ma un riassunto delle fiabe. Infatti il titolo è C'era una volta, perché in pratica tutti i personaggi sono quelli che compongono tutte le fiabe. E la cosa bella è che secondo me ognuno può farsi la fiaba che vuole. È per questo che non ho messo i volti. Tra i vicoli stretti e le dolci salite, grandi e piccini, a bocca aperta e con gli occhi incantati, sognano, fantasticano. Il paesino si stava spopolando, era un po' abbandonato e quindi con un gruppo di amici del posto abbiamo fondato un'associazione per realizzare murales e installazioni dedicati alla fiaba, al fantastico, alla leggenda. Un progetto artistico che vuole far rivivere il borgo. Il primo murale, Alice nel Paese delle Meraviglie, è stato realizzato nel 2017 dall'artista romana Tina Loiodice. La favola del cambiamento, infatti ho voluto rappresentare due bambini del luogo che sono la parte attiva nella storia del paese, del cambiamento. Tirano via, quasi scuoiano il vecchio per dare vita al nuovo, alla nuova possibilità di vita del luogo e di loro stessi. Anche Alice, nella facciata principale più grande, è una bambina del posto. Il cambiamento di Sant'Angelo di Roccalvecce è arrivato. Tanti turisti che raggiungono il piccolo borgo delle fiabe, portando un sorriso ai suoi abitanti. Prima eravamo un po' senza vita. Adesso invece sabato e domenica così troviamo un po' più gente, via. Chi l'ha fatti, veramente complimenti. E c'è anche chi sceglie la fiaba per colorare la facciata della propria abitazione. Naomi, israeliana, ha optato per il brutto anatroccolo. Mi sentivo proprio il brutto anatroccolo. E dopo anni che ho vissuto anche in Italia, mi sento fino ad oggi il cimio, ecco. Il colore, la vita, attraverso un'idea innovativa, coinvolgente, la signora Consiglia rifocilla gli artisti con i suoi biscotti. Lena, tedesca, al lavoro sulla fiaba di Mignolina, apprezza e ne approfitta per una pausa. Questo è una farfalla con il volto. Sì. Una decina di artisti coinvolti nel progetto che prevede la realizzazione di 50 tra murales e installazioni, 23 quelli realizzati finora. Questa installazione ho voluto ricreare una classica foto di gruppo ispirata agli anni 50 davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo, la foto che tutti quanti abbiamo fatto all'uscita della chiesa nei giorni di festa. Sant'Angelo di Roccalvecce, museo a cielo aperto dell'arte popolare, rivive attraverso la fantasia più genuina, quella delle fiabe più belle conosciute, portatrici di messaggi universali. E andiamo in rassegna stampa.